Eminenza, eccellenze, distinti partecipanti, è per me un grande piacere condividere con voi alcune riflessioni a riguardo dell'importante tematica che stiamo affrontando insieme in questi giorni. Ringrazio intanto Sua Eminenza il Cardinal Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, per aver promosso l'organizzazione di questo congresso colloquio internazionale, al quale il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ha contribuito volentieri. Lo sappiamo, le religioni cercano di dare risposte alle questioni fondamentali che riguardano l'esistenza umana. Basta leggere il primo paragrafo della Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. E anche il matrimonio e la famiglia sono oggetto di queste questioni fondamentali e, dato il ruolo chiave che tali istituzioni svolgono nella società, non si può prescindere dalla riflessione e dal contributo di ogni tradizione religiosa. Vi sono molteplici ragioni per le quali questo contributo appare oggi urgente. Lo stato di salute della famiglia è un indicatore della salute della società nel suo insieme e sappiamo bene come purtroppo oggi il matrimonio, i rapporti fra uomo e donna e l'identità stessa dell'istituto familiare siano minacciati da più parti. L'instabilità della quale soffrono tante unioni familiari a causa delle guerre, delle malattie, della mancanza di lavoro e della mentalità relativista e individualista ne indebolisce il ruolo fondamentale nel trasmettere valori umani, etici e religiosi e mina alle radici le nostre società. La famiglia resta comunque il vero fondamento della società, costituendone, come detto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il nucleo naturale e fondamentale. Direi che questo è condiviso, come abbiamo avuto del resto modo di verificare anche in questa sede, dalle religioni del mondo. Come ben sappiamo, per noi cattolici, il matrimonio è un sacramento che rientra a pieno titolo nel disegno di comunione di Dio con l'umanità. A questo proposito, Papa Francesco ha detto: «Il matrimonio è l'immagine di Dio, l'amore, l'alleanza di Dio con noi, è rappresentata in quella alleanza fra l'uomo e la donna. Siamo creati per amare come riflesso di Dio e del suo amore». Così fine della citazione. Negli insegnamenti e nelle tradizioni delle altre religioni non mancano i riferimenti all'importanza dell'istituto del matrimonio, quale unione liberamente scelta e basata sull'amore reciproco e della famiglia. Siamo perciò chiamati a condividere, per il bene di tutta la famiglia umana, i nostri valori comuni. In questo dialogo di vita fra credenti di diverse religioni possiamo fugare eventuali pregiudizi e incomprensioni e sperimentare l'efficacia della comune testimonianza di fronte al mondo così diviso e insicuro. Come ho detto precedentemente, il matrimonio e la famiglia svolgono un ruolo insostituibile e indispensabile per tutta la società e pertanto essi vanno difesi e rafforzati. Le nostre diverse comunità e società, dalle quali proveniamo, trarranno un innegabile beneficio nel vederci impegnati nella comune lotta per la salvaguardia del matrimonio e della famiglia. Siamo consapevoli che i valori condivisi che sono alla base del matrimonio, del rapporto fra coniugi e la famiglia, e cioè il reciproco impegno, la fedeltà, l'onestà, la sincerità, il rispetto, la complementarietà, l'apertura verso gli altri, la collaborazione e l'umiltà, possono costituire la trama per lo sviluppo di società più armoniose, giuste e pacifiche. In quanto credenti dobbiamo anche garantire che le società nelle quali viviamo
si impegnino ad assicurare a tutti l'uguaglianza e la libertà religiosa, senza le quali non è possibile dare fondamenta solide e certe all'istituto del matrimonio e della famiglia. La scelta matrimoniale fatta in piena libertà e consapevolezza deve essere aperta al dono della vita. Pertanto, laddove questo avviene, le nostre famiglie divengono dei baluardi in difesa della dignità della vita e possono essere vere scuole in cui apprendere il rispetto per tutti, dai bambini agli anziani, e la solidarietà fra generazioni. Mentre, cari amici, mentre vi ringrazio per l'attenzione con la quale mi avete ascoltato, vorrei riaffermare l'importanza del dialogo interreligioso anche nell'ambito del matrimonio e della famiglia. Nessuna religione è un'isola. Come credenti di varie tradizioni religiose, abbiamo infatti bisogno gli uni degli altri perché questo mondo riconosca l'importanza del vincolo matrimoniale e della complementarietà fra uomini e donne. L'apporto di ognuno sarà fondamentale perché, come recita un noto proverbio africano, per far crescere un fanciullo ci vuole un intero villaggio. Grazie. E adesso cominciamo col primo intervento di Sua Eccellenza il Vescovo Michael Nasirali. Fino all'anno 2000 egli è stato il Vescovo di Rochester nella Chiesa d'Inghilterra. Nel 1999 entrò nella Camera dei Lord, dove fu attivo in una serie di aree di interesse nazionale e internazionale. Proviene da una famiglia musulmana ed è ora presidente dell'Oxford Center for Training, Research, Advocacy and Dialogue. È autore di molti libri e articoli su missione, ecumenismo, comunione anglicana e le relazioni con persone di altre religioni.